Stai già lavorando e non sei soddisfatto della tua posizione lavorativa? Pensi che in Italia non ci sia nessun futuro roseo e che sia meglio andare a lavorare a Londra? Qual è il problema o l'ostacolo più grande che ti frena, eh? La risposta che si riceve il più delle volte da tantissimi italiani che vorrebbero giocarsi l'opportunità dell'impiego all'estero è la lingua. Allora il punto è possibile trovare lavoro a Londra per italiani che non sanno parlare inglese? Assolutamente sì, ma bisogna sapere come muoversi e come destreggiarsi. In questo video parliamo di come trovare lavoro a Londra senza sapere niente di inglese. Anche se hai già pensato almeno una volta non solo inglese ma voglio andare a Londra, se valuti con attenzione come attivarti per reperire le giuste informazioni, aumenteranno le tue possibilità di successo. Prenditi quindi qualche minuto per vedere questo video e capirai esattamente come muoverti. Ma prima di tutto, sigla! Se non sei mai stato all'estero e vuoi rischiare, non puoi partire senza avere un piano ed improvvisare, vivere alla giornata. È sempre bene stabilire chiaramente degli obiettivi specifici e prendere il volo solo quando si avrà un alloggio sicuro e una prospettiva, e ripeto una prospettiva, non una certezza, di impiego stabile. Non stare a sentire chi ti racconta di essere partito senza aver organizzato nulla, sono rari, cioè in questo caso io, e i casi di successo improvvisato comunque prevedono un grosso investimento temporale. Un po' di culo. Tu hai a disposizione molto tempo? Abbastanza soldi o molto culo? Anche perché molto tempo equivale a molti soldi da investire. Vuoi passare almeno la prima settimana a girovagare, a provare a chiedere "Hello, do you have a job for me?" con un inglese italianizzato, o vuoi arrivare a sapere già cosa fare? Se vuoi sapere come trovare lavoro a Londra senza sapere niente di inglese, puoi scegliere tre strade: prenotare un alloggio e partire sperando di trovare un impiego, documentarti in rete o chiedere ad amici che hanno già vissuto questa esperienza. Oppure puoi rivolgerti ad agenzie specializzate per farti atterrare nella terra della regina già con una busta paga che ti aspetta, o quasi. Se vuoi quindi trovare lavoro a Londra senza sapere niente di inglese, quali sono le differenze tra i tre casi suggeriti? Nel primo caso dovrai contare solo su te stesso, sull'improvvisazione e anche un po' sul lato B. La fortuna diventa un fattore rilevante. Ragiona però su un punto fondamentale: come credi che sia trovare lavoro a Londra per italiani che non sanno parlare questo inglese? Come farai a chiedere informazioni, a dimostrare le tue skills, se non sai andare oltre le frasi imparate alle scuole elementari? Magari anche male. Capisci da te che trovare un lavoro a Londra per italiani che non sanno parlare questo inglese da soli, senza l'aiuto di nessuno e senza aver effettuato delle ricerche, risulta abbastanza complicato. Nel secondo caso, infatti, sarai facilitato se riesci a trovare un lavoro a Londra grazie all'aiuto di internet e ad avere una certa sicurezza nel momento in cui poi partirai. Quali sono per i lati negativi? Ore e ore, giornate intere passate dietro lo schermo a capire quali sono le pratiche da sbrigare, i documenti necessari per essere in regola al 100%, eccetera eccetera eccetera, magari vedere anche video di nocciolino. Qual è la soluzione migliore se si cerca un lavoro a Londra ma non si sa parlare inglese? Arriviamo dunque! Per accelerare l'intero processo, ma soprattutto per essere certi che tutto sia in regola, è molto più semplice rivolgersi a qualcuno come il web department di Living London Way, specializzati nel collocare italiani in posti stabili, sicuri e con un ottimo stipendio qui a Londra. Marchetta! Come funziona il servizio di ricerca al lavoro? Esistono tre pacchetti tra cui si può optare per ricevere un supporto e una consulenza su misura: il bronze, il silver ed il gold. Il bello di questo servizio è che a prescindere dalla scelta si potrà disporre di un supporto telefonico 24 su 24, 7 giorni su 7. Già con il pacchetto base, il bronze, si riescono ad ottenere numerosi benefits, ma primo fra tutti una ricerca effettuata da terzi di un lavoro fisso, a cui si accederà prima tramite una sorta di stage retribuito o un contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi, e successivamente, se tutto andrà bene, si passerà a tempo indeterminato. Se però si è alla ricerca di un pacchetto chiave in mano, completo e cucito su misura, il Gold Pack è perfetto. Richiede un investimento un po' più rilevante, ma ne vale assolutamente la pena. Ti farà sicuramente risparmiare un mare di tempo, soprattutto se cerchi un lavoro a Londra senza sapere proprio niente di inglese, e ti consegnerà anche dei documenti difficili da reperire se non sai come fare, come il certificato per esempio di residenza, informazioni sui trasporti locali e la possibilità di vincere un corso completo di inglese per sbloccare finalmente la tua situazione e progredire un poco con la lingua. Se vuoi maggiori informazioni puoi visitare la pagina relativa ai servizi Living London Way, trovi il link in descrizione, o puoi scrivere direttamente un'email ad info@livinglondonway.com. Italiani che non sanno parlare inglese vogliono un lavoro a Londra? Il segreto è proprio questo: rivolgersi ad esperti per accelerare tutto l'intero processo, essere sicuri di ottenere la giusta documentazione e iniziare subito a guadagnare. Io, se fossi in voi, ci farei un pensierino.